Nel dare la parola al senatore Verducci, permettetemi di salutare la senatrice Segre e di dirle che per noi è sempre un grande onore e un grande privilegio sedere con lei nei banchi di quest'Aula. È iscritto a parlare per 10 minuti il senatore Verducci. Grazie Presidente. Signora Sottosegretaria, mi rivolgo a lei, visto che il ministro Valditara non è in quest'Aula. Avete presentato questo provvedimento sul voto in condotta e sul comportamento degli studenti, come al solito con un carico gigantesco di propaganda, sull'onda di episodi pesanti e anche drammatici nelle nostre scuole, ma lo avete fatto in maniera assolutamente strumentale, come a dire: adesso ci pensiamo noi, ristabiliamo finalmente ordine e disciplina come ai vecchi tempi, come a dire: buttiamo fuori dalla scuola un po' di studenti cattivi e tutto sarà risolto. Voi per primi sapete che è solo scena. Questo provvedimento è inutile perché sulla violenza a scuola bisogna intervenire a monte per evitarla e non a valle per reprimerla quando ormai è troppo tardi e le ferite rimangono, non cicatrizzano. Ed è un provvedimento dannoso, perché la valutazione che esaspera il peso del voto in condotta è una contraddizione in termini, è una valutazione che nega se stessa, perché sottintende un'idea repressiva e punitiva di scuola e quindi un'idea repressiva e punitiva di società. E siamo all'assurdo di un governo che spaccia per riforma l'inasprimento del voto in condotta, una cosa che, come tutti sanno, è completamente sbagliata dal punto di vista pedagogico, è il tentativo di un ritorno agli anni 30. L'autorevolezza di un insegnante non si misura da un voto in condotta. Gli insegnanti sono i primi a saperlo. Bocciature e sospensioni sono un fallimento, sono un vulnus per quella scuola dell'inclusione, dell'emancipazione che è scritta nella nostra Costituzione. E voi rovesciate completamente la realtà, puntate il dito contro gli studenti, alla fine come se fossero dei nemici, quando invece la missione della scuola è proprio mettere al centro i bisogni, le istanze, le aspettative degli studenti. Per voi tutto questo non esiste. Volete imporre un modello autoritario per cui ogni contestazione potenzialmente è un reato. A voi non interessa che la scuola funzioni, a voi interessa trovare un capro espiatorio e criminalizzare una generazione. La date in pasto all'opinione pubblica come scansafatiche, degenerata, inutile, quella dei rave, quella delle occupazioni che sfasciano le scuole, distogliendo l'attenzione dal punto politico vero. Noi abbiamo bisogno di sostenere le nuove generazioni, non di criminalizzarle, perché sono il nostro futuro. Abbiamo bisogno di fondi per il diritto allo studio, perché abbiamo dati insopportabili di abbandono, di dispersione scolastica che colpiscono ragazze e ragazzi delle famiglie più deboli, che colpiscono i territori più svantaggiati. La vostra è una politica di fatto di discriminazione sociale e in alcuni casi di feroce classismo. Povertà sociale e povertà educativa per voi non esistono e non, su questo non c'è nessun decreto. Eppure migliaia di ragazzi che vorrebbero continuare a studiare non possono farlo perché non hanno la possibilità economica, ma a voi evidentemente questo non interessa, perché non porta consenso, perché non è facile da maneggiare come invece un voto in condotta brandito sulla testa di chi organizza una manifestazione. Presidente, noi sappiamo bene quanto siano insopportabili il degrado o atti di violenza nelle scuole. Lo sappiamo quanto sia difficile insegnare, stare in una scuola. Io faccio parte di una famiglia di insegnanti, ma la vertenza scuola non è una questione disciplinare. È una grande questione sociale. Serve più scuola, servono più spazi, più tempo di apprendimento, servono più classi con meno alunni,
serve contrastare la precarietà asfissiante, serve contrastare il piano di dimensionamento che cancella intere scuole da luoghi dove ce n'è estremo bisogno. Servono risorse per una scuola pubblica, aperta, inclusiva, progetti e passione che il governo della destra invece mortifica. L'insegnamento si fonda su un patto di fiducia reciproca, lo sanno bene gli insegnanti. La responsabilità si fonda su un accordo reciproco. La comunità educante ha dimostrato durante il Covid di essere il perno della nostra società e sono sicuro che non accetterà questo tentativo di tornare indietro, perché le minacce di autoritarismo cancellano decenni di conquiste, tradiscono un'idea sbagliata di società. La valutazione deve servire a rimuovere gli ostacoli all'apprendimento, a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo. In questo senso riecheggia l'articolo 3 della nostra Costituzione. Voi invece fate l'opposto. Con la valutazione create muri. Con i ragazzi bisogna discutere, avere la forza e il dovere di confrontarsi, perché esprimono una protesta che riguarda la scuola o il mondo in cui viviamo e vanno presi in considerazione. Voi invece stravolgete in questo atto lo statuto degli studenti senza averli coinvolti. La scuola deve educare al pensiero critico, non reprimerlo. La critica e il conflitto sono il fondamento stesso della democrazia. Non è accettabile, come è successo a Modena, che un ragazzo, un rappresentante di istituto che protesta, che propone una critica, venga sospeso per 12 giorni. Sono provvedimenti inquietanti. Pochi giorni fa, parlando di università, il presidente Mattarella le ha definite luogo del libero dibattito, della critica e anche del dissenso nei confronti del potere. Ecco, Presidente, penso che il sentimento di questa convinzione, espressa in maniera così nitida, riguardi in senso generale anche la nostra scuola, pur in contesti che sono molto differenti. E signora Sottosegretaria, c'è poi una norma in questo vostro provvedimento che noi contestiamo con forza, ed è il ritorno al giudizio sintetico nella scuola primaria, quelle che erano le scuole elementari, la scuola delle bambine e dei bambini, l'età più importante e più indifesa, quella decisiva secondo ogni pedagogista per la crescita, la maturazione, per costruire fiducia in se stessi. Nel 2020, durante la pandemia, si è avviata una sperimentazione importante che ha coinvolto in questi anni scienziati, istituzioni scolastiche, famiglie. È stata introdotta una valutazione nuova, descrittiva, narrativa, cioè che racconta il bambino nella sua crescita, attenta ai bisogni dei bambini, delle diverse specificità, attenta al contesto sociale di partenza, che molto spesso è decisivo, al fatto che ogni bambino è un mondo a sé, con tempi di sviluppo e apprendimento differenti, che devono potersi esprimere senza barriere. Un bambino non può essere catalogato con un numero, o con una lettera, o con un titolo. La sua complessità deve essere colta e deve costituire il significato di una valutazione che non sia uno stigma, che non sia una macchia indelebile. Spesso un bambino o anche un ragazzo non è in grado di affrontare un brutto voto e neanche la società lo è, fatemelo dire, una società che tende sempre più a discriminare. Il giudizio sintetico, ancora peggio il voto numerico, ha sempre una logica sommaria e sottende sempre una logica punitiva. Ed essere puniti succede che siano sempre i bambini più svantaggiati, più fragili, quelli che vengono da famiglie in povertà. C'è stato un tempo, fino a non molti anni fa, in cui il voto che un bambino riceveva rimaneva quello per tutto il percorso scolastico, anzi per tutta la vita. Un voto che per molti bambini è stata una condanna a non proseguire gli studi, quando invece sicuramente avevano tutte le potenzialità per farlo. Pensavamo di aver conquistato una scuola diversa, dove la valutazione non ha lo scopo di selezionare i migliori, ma di fare in modo che emerga in tutti i bambini e i ragazzi la loro parte migliore. Un giudizio di insufficienza per un bambino il più delle volte è fuorviante, blocca il processo di crescita formativa, non tiene conto dei livelli di partenza del bambino. La valutazione non deve classificare, ma raccontare un percorso personale
in cui c'è il mondo ancora tutto da scrivere di ogni bambino, un percorso cucito sulle reali possibilità di ogni alunno. Voi invece volete cancellare una conquista importantissima per migliaia di ragazzi. E concludo, Presidente. I bambini sono il tesoro più importante che una società abbia. Volete tornare indietro a un modello regressivo intriso di un pregiudizio. Questo che voi fate avrà conseguenze negative per tutto il sistema, ma soprattutto per i bambini più deboli, per le famiglie più svantaggiate, perché il modello di valutazione presuppone un'idea di scuola e un'idea di società. Voi volete imporre un'idea sbagliata, autoritaria, gerarchica e punitiva che separa anziché unire, che fa dell'errore uno stigma, mortificando bambini e ragazzi, privandoli delle loro motivazioni. Un provvedimento che aumenterà, e ho concluso, dispersione e abbandono scolastico, impedendo a molti di continuare a studiare. Presidente, noi ci opporremo, continueremo a batterci con le associazioni per aiutare i bambini a crescere e a credere in un mondo migliore. Grazie. Bene, grazie a lei.